Quando pensiamo ai bambini, la prima cosa che ci viene in mente è senza alcun dubbio la tenerezza e la fragilità. Eppure, tutti i bambini non sono per forza così. E se ti dicessi che esistono bambini che hanno più forza degli adulti? No, non mi credi? Beh, mettiti comodo, oggi ti proponiamo di scoprire i 10 bambini più forti del mondo. Andrei Kostash. Andrei Kostash è un bambino ucraino molto famoso nel suo paese per il suo corpo molto scultoreo. Grazie alla sua popolarità in qualità di uno dei bambini più forti del mondo, si presentò anche al programma russo Super Intuizione, in cui svelò i suoi muscoli ben scolpiti e fece dei sollevamenti che lasciarono tutti a bocca aperta. Andrei fece dei record impressionanti facendo flessioni durante tanti secondi senza interrompersi e vinse dei premi per via del suo immenso talento in ginnastica, il quale metteva in luce la sua grande abilità e la sua potenza a livello delle braccia. Andrei ha iniziato a sollevare pesi e a seguire allenamenti severi a soltanto 8 anni. È un vero sportivo perché ha anche praticato il karate e la pole dance, un vero appassionato. CJ Center. CJ Center proviene dalla Georgia negli Stati Uniti. Da giovane è già una vera icona dello sport kid. Attratto da una vita sana e stimolato dal fatto che i bambini debbano allenarsi, lanciò una serie di DVD in cui insegna ai bambini della sua età degli esercizi quotidiani semplici per essere in forma. In questo modo è diventato un esempio per i bambini nordamericani che soffrono in grande quantità di obesità. I suoi genitori, Adrian e Carla Center, sostengono la straordinaria iniziativa del loro figlio, tanto che suo padre è stato allenatore di football e osserva lui stesso che ci sono sempre meno bambini in buona salute. CJ Center è riuscito a diventare famoso presso i bambini grazie ai suoi video di allenamenti divertenti e figurati che è riuscito a diventare noto quanto Justin Bieber tra i giovani americani. Tuttavia la sua storia ha scatenato un grande dibattito tra i medici americani perché alcuni pensano che i bambini non dovrebbero fare attività intense per paura che ciò abbia un impatto sul loro sviluppo e conseguenze gravi sul loro futuro. CJ Center ha anche trascorso una parte della sua infanzia a giocare per la squadra di football Pigui ed è stato nominato giocatore più prezioso della sua squadra per averla trascinata verso tante vittorie. Bel lavoro, CJ. Jake Schellenschlager. Il suo sogno più grande, fin dalla sua più tenera età, era quello di diventare l'uomo più forte del mondo ed è quello che ha fatto. La sua passione per i muscoli iniziò quando vide suo padre, anche lui innamorato di bodybuilding, sollevare pesi nel suo garage. A 14 anni iniziò a fare sedute di allenamenti severe sotto gli ordini di Mike Servi. Oggi, ad appena 16 anni, ha già vinto incredibili vittorie come battere il record di powerlifting a 14 anni in cui aveva sollevato un peso da più di 135 kg. Ossia il doppio del suo proprio peso. Davvero incredibile. Benché a 14 anni non fosse muscoloso quanto alcuni bambini della lista, la sua grande forza mentale e la sua volontà di diventare un uomo forte gli hanno consentito di vincere titoli che possiede oggi. Adesso a 16 anni Jake Schellenschlager continua a praticare il powerlifting ed è già riuscito a raggiungere una muscolatura che, ne siamo certi, stupirebbe qualsiasi adulto. Possiede anche un canale YouTube in cui le sue migliaia di fan vengono tenuti informati del suo quotidiano da sportivo e da atleta giorno per giorno. Giuliano Stroe. Giuliano Stroe ha solo 13 anni, ma grazie al suo incredibile talento detiene il titolo di bambino più forte del pianeta nel Guinness dei primati. Debuttò nell'universo dei pesi vedendo suo padre allenarsi in palestra. A 5 anni veniva già sottoposto a un allenamento intenso sotto la direzione di suo padre e sollevava pesi che andavano fino ai 4 kg. Quindi riuscì a formare tricipiti con una muscolatura che qualsiasi adulto potrebbe invidiargli. Batté dei record mondiali di elasticità a 90 gradi in verticale con le braccia su delle bottiglie di vetro ed è riuscito a stare molto a lungo facendo la bandiera umana e dimostrando una capacità potente per qualsiasi sfida di resistenza. Grazie al suo fisico fuori dal comune, Giuliano ha avuto molto successo sui social network. In più è diventato molto popolare grazie alle sue impressionanti prove di forza, andando fino a diventare ospite di alcuni programmi televisivi del suo paese. Giuliano Stroe ha anche scatenato qualche polemica tra i medici che hanno sentito parlare del suo caso sorprendente. Questi medici avvisano che in futuro potrebbe soffrire di problemi gravi nel suo sviluppo a causa dei suoi sollevamenti di peso spettacolari. Tuttavia suo padre nega questi commenti, sostenendo che va tutto bene con suo figlio e che l'esercizio è piuttosto benefico per lui. Fino ad oggi continua ad ignorare qualsiasi critica perché Giuliano continua a guadagnare in muscolatura e sogna anche di fare bodybuilding quando diventerà adulto.
Claudio Stroe. Claudio è il fratello minore di Giuliano Stroe e, come puoi vedere, ha seguito le orme del fratello. La volontà di loro padre nell'allenarli e farli diventare famosi ha portato Claudio Stroe, undicenne, a seguire anche lui degli allenamenti duri per la sua età e posizionarsi a sua volta come uno dei bambini più forti del mondo. Claudio fece la sua prima flessione a 90 gradi in verticale quando aveva appena 3 anni e riuscì durante numerosi secondi a fare la bandiera umana come suo fratello, dimostrando di avere una forza mentale e muscolare sorprendente. A fianco di Giuliano, Claudio si allena tutti i giorni a casa, la quale è diventata la loro palestra privata. Solleva pesi che vanno fino ai 4 kg e compie altri allenamenti di forza che durano 2 ore. Insomma, ha trascorso la sua infanzia a fare muscolatura invece di divertirsi come i bambini della sua età. Naomi Kutin. Chi ha detto che le donne non hanno forza? Ovvio che ne hanno, e Naomi Kutin fa onore a tutte le donne essendo in questa lista. Ha 15 anni e possiede una forza mentale e fisica incredibile. Naomi, come Jake Schellenschlager, possiede un vero talento in forza atletica e fu anche definita come Supergirl per le sue imprese in questa disciplina, sollevando dei pesi estremamente pesanti. Divenne un fenomeno dopo aver battuto dei record internazionali quando aveva solo 9 anni e continua tutt'oggi a dimostrare la sua grande forza, sollevando pesi da circa 145 kg. Un vero record per qualcuno della sua età. Naomi ha avuto un impatto tale, diventando una delle ragazze più forti del mondo, che alcuni professionisti del cinema volevano fare un documentario sulla sua storia, presentandola come una super ragazza che superò tutto il periodo adolescenziale, riuscendo inoltre a conservare il suo titolo in forza atletica. Questo documentario è uscito l'anno scorso e siamo certi che avrà stimolato molte persone a non abbandonare mai i loro obiettivi. Avrat Hosseini. Ora ecco il più giovane di tutti. Questo bambino di 3 anni ha impressionato molte persone sul suo account Instagram per la sua facilità e la sua capacità di fare ginnastica. Alla sua giovanissima età, Avrat Hosseini possiede già una flessibilità e un buon controllo del suo corpo, i quali gli consentono di compiere diverse acrobazie come capriole, flessioni, sbarre e anche scalare muri. Un vero e proprio uomo ragno piccolo, il suo talento fu talmente ammirato che venne invitato nella trasmissione cinese Impossible Challenge, in cui si sottopose a sfide che un adulto farebbe di sicuro con molta fatica. Sui social network puoi vedere come Avrat si allena sotto la direzione di suo padre, Mohamed Hosseini. Dal 10 ai 20 minuti al giorno il padre del piccolo Avrat si sfianca affinché il bambino piccolo non perda il suo talento in questa disciplina, ma piuttosto lo mantenga, in modo che un giorno riesca a diventare un vero ginnasta imbattibile. Avrat Hosseini pratica la ginnastica da quando ha 9 mesi, quindi non c'è ombra di dubbio che un giorno sarà un atleta professionista. Ryusei Mai. Ryusei Mai, di appena 6 anni, proviene dal Giappone. È un fan sfegatato di Bruce Lee e il suo fanatismo e la sua ammirazione verso l'eminente maestro di arti marziali sono tali che si potrebbe quasi pensare che si tratti della sua mini reincarnazione. Tutto è iniziato quando suo padre pubblicò un video su YouTube mostrando il talento di suo figlio mentre riproduceva una sequenza complessa di nunchaku del famoso Bruce Lee e eseguiva i movimenti con esattezza e perfezione. Ryusei Mai ha la sua pagina Facebook e pubblica regolarmente video dei suoi allenamenti mentre sta facendo flessioni sotto le istruzioni di suo padre e, tra le altre cose, pratica le arti marziali. Per la sua età dimostra una grande abilità e un'energia incredibile. A questo ritmo Bruce Lee potrebbe effettivamente perdere il suo titolo di icona splendente, perché questo bambino diventerà chiaramente il suo clone a tutti gli effetti. Yang Jinglong. Yang Jinglong vive a est della Cina e oggi ha solo 13 anni. Quando aveva appena 7 anni, i media lo resero popolare per la sua grande forza. Yang Jinglong, a differenza degli altri bambini di questa lista, non ha una muscolatura scolpita e non segue allenamenti. Invece possiede una forza incredibile grazie alla sua dieta quotidiana ultra segreta che rifiuta di svelare a chiunque. I media cinesi gli chiesero perché avesse così tanta forza ed egli stesso rispose che la potente resistenza fosse semplicemente dovuta al fatto di essere grasso. Consentici di avere qualche dubbio. Tuttavia, impressionò molte persone quando lo si vide tirare senza grandi sforzi apparenti un minivan di tante tonnellate per più di 25 metri con oltre 6 passeggeri. Peraltro, portò suo padre, il quale pesa circa 90 kg, oltre a sacchi molto pesanti. Come dice il proverbio, se vuoi essere alto e forte, devi mangiare le verdure. Bambini, sapete cosa fare. Liam Orchestra.
La storia di questo bambino americano è piuttosto strana e sorprendente. Alla sua nascita, i suoi genitori biologici lo diedero in adozione perché aveva un buco nel cuore, delle allergie e reni troppo grandi per la sua età. Per fortuna, venne adottato dai medici Dana e Neil Orchestra, i quali si presero cura di lui. Man mano che Liam Orchestra cresceva, i suoi genitori adottivi notarono che non era un bambino come gli altri e mangiava quantità eccessive di cibo senza ingrassare. Dopo un consulto medico, venne diagnosticato che soffriva di una malattia genetica chiamata ipertrofia muscolare. Tutto quello che mangiava gli provocava una crescita a livello dei muscoli, il che gli portava ad avere il 40% di massa muscolare in più rispetto a un bambino normale. Dimostrò le sue capacità sollevando i pesi e scendendo da solo dalle scale mentre aveva solo un anno e spostando mobili quando aveva soltanto 4 anni, cosa che spinse i suoi genitori a chiamarlo Hulk. Liam Orchestra potrebbe essere invidiato da qualsiasi adulto perché il suo corpo è predisposto naturalmente per generare muscoli, quindi viene considerato come un vero e proprio super bambino che si allena di continuo. Cosa ne pensi? Chi ti ha sorpreso di più? Diccelo nei commenti e a domani!